Salve a tutti e benvenuti sul piccolo patch di Strike Channel. Ho più qui il numero 32, One Piece vs Hokuto no Ken. Qual è il punto di questo video, di questi video che sono One Piece vs? Innanzitutto, a me piace parlare anche di altri manga e spesso li cito, quindi chi vede i miei video commenti sa benissimo che molto spesso dico come Naruto, come Hunter x Hunter, come Goku, come eccetera eccetera. Hokuto no Ken in particolar modo credo che sia a parte uno dei manga più belli mai creati nella storia dell'umanità, ma oltre a questo credo che sia il manga da cui Oda è andato di più a trarre, anche se sappiamo come è fatto Oda, lui non ama essere esplicito, ama più che altro essere implicito, anche se più di tanto non è che ha voluto proprio farlo capire, ecco. Ma secondo me alcuni personaggi, soprattutto alcune saghe, saranno molto molto ispirate a Hokuto no Ken, o anche già lo sono state, e poi adesso pian piano ne veniamo a conoscenza, ne parliamo insieme. Perché quindi questi One Piece versus? Non per dire che Oda copia, a parte che in arte non esiste la copiatura, cioè al massimo il plagio, basta sentirsi la maggior parte delle canzoni di Gigi D'Alessio, tra Renato Zero e Claudio Baglione ha fatto una strage, per dire. E mentre solo stanco se ne va a dormire, in domani va a cre, e la luna in abito da sera. Sono stati scogli di carbone e dolce dentro il ferro liquefatto di una luna che squaglia un suo quarto. Invece la citazione è una cosa molto diversa, perché si va a citare in arte in maniera secondo me anche molto romantica. Cioè, io quando mi sono diplomato in chitarra ho portato il Capriccio diabolico di Castelnuovo Tedesco al diploma come brano del Novecento. Ricordo che era scritto Capriccio diabolico, omaggio a Paganini, e nella parte finale del brano vi era proprio scritto un piccolo pezzo che sembrava staccato dal resto del brano, che era proprio sul finale, che era tratto dalla campanella di Paganini. Perché? Perché Castelnuovo Tedesco, questo artista, era un grande fan di Paganini. Questo è un plagio, ma certo che no, non solo perché è dichiarato ed è detto, ma anche perché penso che da parte anche dell'artista che viene, diciamo così, copiato, secondo me è anche un grande onore, perché se tu fai qualcosa che agli altri piace e tanti altri si ispirano nel fare quel che tu fai, quel che tu hai fatto, significa che è un modo per dire che sei stato bravo, ecco. Quindi l'obiettivo di questi One Piece versus non è far mettere zizzania o litigare, ma è proprio un discorso di parlare di quanto alcuni manga precedenti a One Piece, perché l'altra volta abbiamo parlato di One Punch Man che è dopo One Piece, quindi c'era poco in realtà, perciò non ho fatto questo discorso. Ma adesso, che prendiamo un manga precedente, non vorrei che qualcuno alla fine dicesse allora Oda ha copiato. Calmi. Allora, in che modo strutturare questo viaggio? Perché per me sarà proprio un viaggio attraverso questo panorama esotico, se riesce bene il green screen, il panorama esotico di Hokuto no Ken. Allora, innanzitutto per chi dovesse proprio non conoscere questo manga, a parte che c'ha enormi problemi secondo me, perché è un manga meraviglioso che va conosciuto, più o meno la trama parla di questo. Nell'anno 1990X, un anno meraviglioso per dire nel futuro, si ispira molto secondo me a quello che fece Eric Blair in arte George Orwell, quando praticamente prese l'anno 1948 e scrisse 1984 col Grande Fratello dentro, eccetera, cioè quei scenari apocalittici ambientati in un futuro neanche troppo lontano, ecco. Perché nell'anno 1990X è scoppiata finalmente la terza guerra mondiale, finalmente in senso ironico, e tutte le armi di distruzione di massa sono state tutte quante utilizzate e la terra praticamente è stata rasa al suolo, quindi tutto ciò che rimane del pianeta terra sono palazzi diroccati, deserto, persone che sono tornate a vivere nei villaggi e la violenza, un stile giungla, la legge del più forte che è tornata di nuovo a vincere come quando era migliaia di anni fa, quando l'uomo ancora non era civilizzato. È un panorama immaginato anche da molti, tantissimi scienziati,
Einstein e che roba varia, che alla fine arrivarono a dire non so con quali armi si combatterà la terza, ma la quarta la faremo con le pietre, perché in modo per dire che se dovesse scoppiare una guerra praticamente torneremo di nuovo a fare i primitivi, ecco, perché il pianeta verrà raso al suolo, e infatti è quello che succede. Molte puntate dell'anime di Hokuto no Ken iniziano con un breve filmato, che è sempre lo stesso, che rispiega tutto ciò che è accaduto, cioè fa proprio vedere l'esplosione, fa vedere una voce di sottofondo che spiega che verso la fine del secolo è scoppiata una guerra, bla 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 bla, e spiega tutta la storia. Ogni volta così, per passione. A me questa cosa già mi ha molto ricordato le puntate dell'anime di One Piece, che nella prima serie spesso iniziavano col breve filmato introduttivo dove riparlava di Roger, un uomo, fama, ricchezza, potere, un uomo, otto, bla bla bla, e adesso invece le nuove puntate dell'anime, dopo il time skip, partono con questo filmato introduttivo del nuovo mondo, fa vedere sott'acqua i pesci, così, fa vedere le navi diroccate per dire che parecchie navi del nuovo mondo affondano perché nessuno ci riesce, diciamo, a fare tutta la rotta maggiore, e poi fa vedere Luffy che si presenta e così via. Questa immagine del filmato introduttivo fisso all'inizio di ogni puntata mi ha molto ricordato Ken, è stata una delle prime cose a ricordarmi questo manga. Però la verità è che le fonti di ispirazione sono così tante che adesso dovrò andare veloce, perché oppure devo vedere se riuscirò a fare tutto in un video. Comunque partiamo proprio da questo, cioè praticamente facciamo un viaggio tra tutte le puntate del manga, ovviamente non tutte, cioè nel senso le saghe così del manga, da quelle che si incontrano all'inizio andando verso la fine. Pronti? Il manga di Hokuto no Ken inizia con una saga gigantesca, che è quella lì di Shin. Allora, tutto inizia quando Ken è giovanissimo e lui è appena stato eletto discendente della divina scuola di Hokuto, e in quanto tale, anche se giovanissimo, in quanto tale dovrebbe essere il salvatore del mondo, perché conosce una tecnica di lotta che è praticamente un'arma di distruzione di massa, cioè lui preme i punti di pressione del corpo di qualcuno e lo fa scoppiare in aria. Ecco, già questo discorso della manipolazione del corpo è molto simpatico, perché in un certo qual modo cerca l'autore di fare quello che poi ha fatto Oda, cioè praticamente cerca di spiegare attraverso una sorta di scienza come questo potere del suo manga abbia un senso, altrimenti non avrebbe senso, appunto. Non si parla tanto di cosmo come Cavaliere dello Zodiaco o di aura come in Dragon Ball, ma si parla proprio di anatomia umana. In fondo, se ci pensiamo bene, in One Piece non si parla tanto di cosmo e di aura, ad esempio, togliendo un po' l'aghi dell'armatura, ma per lo più in One Piece si parla proprio di manipolazione del corpo dovuta ai frutti del diavolo. O anche l'aghi dell'armatura, che è anche un modo di manipolazione del corpo. Poi adesso ne vediamo come Ken ha ispirato tutti e tre i tipi di aghi. Quindi c'è questo discorso che la scuola di Hokuto riesce, premendo parti precise del corpo, a far muovere appunto probabilmente la pressione sanguigna in un certo punto, fino a far scoppiare l'arto o far scoppiare il corpo, o anche manipolare il cervello. Ad esempio, premi qui, adesso tu dovrai dirmi per forza la verità, ad esempio. Robe così. Comunque Ken all'inizio del suo viaggio è insieme a Yuria, che è la donna fondamentale del manga, perché praticamente per tutta la prima serie lei è il filo conduttore, un po' come in Zelda, il videogioco, dove Zelda compare pochissimo o quasi mai, però alla fine lei è il protagonista centrale e tu non sei altro che quello lì che deve andarla a salvare, ecco. E Yuria praticamente viene sottratta a Ken da Shin, che era in realtà un suo carissimo amico, che appartiene all'altra scuola di combattimento, che è Nanto. Qui una breve parentesi: in Ken il Guerriero compaiono, diciamo, queste due costellazioni principalmente, che sono l'Orsa Maggiore, che è la costellazione che fa riferimento alla scuola di Hokuto, e un'altra costellazione, parecchi pensano che sia Cassiopea perché è una forma di W, ma non è vero, è una costellazione che non esiste nel cielo dei greci, quello che è il nostro, ma è una costellazione tipica dei cinesi, chiamata la Tartaruga Nera, detta anche il Mestolo del Sud o il Carro del Sud, che sarebbe quello che per noi più o meno è l'Arco del Sagittario. Ecco, quella costellazione lì è Nanto, sono sei stelle di Nanto. Sono due scuole di combattimento molto diverse, perché la scuola di Nanto si ispira spesso agli uccelli, cioè l'aquila solitaria, l'agru di Nanto, l'airone d'acqua di Nanto, eccetera, ed è una scuola che distrugge il corpo dall'esterno. Praticamente tu fai così, tipo Wolverine, e tagli il corpo delle persone a pezzettini. Ecco, attenzione, perché
Ecco, già diciamo il primo riferimento è un potere che ha molto ispirato il frutto del diavolo di Doflamingo, perché facendo questo movimento Doflamingo riesce a tagliare i palazzi, no? E anche le persone tecnicamente facendo così, ed è molto nanto come stile di combattimento, ecco. Comunque è solo un piccolo riferimento, invece ce ne sono tanti altri molto più interessanti, adesso ne parliamo. Comunque Shin, carissimo amico di Ken, per questioni che adesso non vado troppo in profondo, ma in realtà viene un po' soggiogato da un altro. Alla fine decide di prendersi Yuria perché è innamorato anche lui della ragazza con la forza. I due combattono, vince Shin e dona a Ken, gli fa un dono molto carino, non è il cappello di paglia di Shanks, ma è un dono un po' più cattivo, cioè praticamente con il dito gli perfora il corpo fino a disegnargli sul petto le 7 stelle. Che in un certo qual modo comunque vada, anche se non è stato un vero e proprio dono, ma è stata più una tortura, ma alla fine quelle 7 stelle sono la caratteristica principale di Ken, perché lui verrà riconosciuto come l'uomo delle 7 stelle. Molto spesso non diranno lui è Ken, ma diranno è l'uomo delle 7 stelle. Ma quello è il cappello di paglia, ecco, più o meno è il riferimento geniale del personaggio centrale. Non viene conosciuto con nome e cognome, ma viene riconosciuto anche come il simbolo che lui si porta sempre dietro. E questa è una cosa che in Dragon Ball, ad esempio, non c'è mai stata. Difficilmente hanno detto, ma quello è il ragazzo con la coda da scimmia, ad esempio. Invece no. In Hokuto no Ken e in One Piece abbiamo il personaggio principale sempre riconosciuto per un qualcosa che gli è stata data da una persona a lui molto cara. Perché Shin, anche se alla fine è cattivo della situazione della prima saga, poi alla fine si scoprirà essere una persona buona e Ken porterà un grandissimo ricordo meraviglioso sempre dentro di lui, di Shin, che in fondo è un amico. Adesso andiamo su una parte molto più delicata. Attenzione perché la cosa adesso si fa molto seria. Ci sono dei personaggi da scoprire, in particolar modo questo qui. Allora, la saga di Shin è ambientata e strutturata identica a quella di Kaido. Shin tecnicamente è Kaido. Voi dite, mamma mia, è pazzesco, non ci credo, assurdo. In effetti, dal punto di vista del bel biondino con gli occhi azzurri e Kaido non ci azzeccano nulla, ma l'aspetto e il potere è ispirato a un personaggio all'interno di questa saga di cui parliamo subito. Ma la struttura della saga, quindi non confondete, non dico che Shin uguale a Kaido di aspetto, ma la struttura della saga è identica. Perché? Per arrivare a Shin, Ken deve praticamente fare un percorso che è il seguente. Deve prima sconfiggere il Fante di cuori, il Fante di fiori, il Fante di picche e il Fante di quadri. Dopodiché, tutti questi fanti che sono tutti comandati dal Joker, dal Jolly, alla fine Ken affronterà anche il Jolly. Ma chi è il Jolly? Il Jolly non è altro che un sottoposto di Shin. Questa struttura è praticamente la stessa di Dressrosa con i 4 semi delle carte francesi più Doflamingo che rappresenta il Joker e infine ovviamente sappiamo che dopo Jover, attraverso il piano di Law, l'obiettivo era quello di arrivare a lui, con la L maiuscola, il grande, l'imperatore, ecco. E anche Shin all'interno di questa saga è il pezzo talmente grosso che lui costruisce una città tutta sua, che è chiamata la città di Nanto, e si autoproclama re, imperatore di questa città. Quindi è la stessa struttura. Anche il personaggio Jover è un personaggio meraviglioso perché ha tantissimo, tantissimo, tantissimo ispirato anche ad esempio Hisoka di Hunter x Hunter. Chi è il Joker? Come in fondo il Joker di Batman per certi aspetti. È un personaggio che rappresenta contemporaneamente la paura che noi abbiamo dei giullari e quell'immagine da psicopatico che hanno questi giullari, quindi personaggi smilzi, solitamente molto magri, che sorridono tanto, hanno questa risata isterica, hanno una visione un po' pazzesca del mondo, ma l'unica differenza è che, ad esempio, Doflamingo non ha mai utilizzato le carte. Lui col filo, col sito, col suo potere, avrebbe potuto benissimo costruire delle carte di filo e lanciarle. Invece non l'ha fatto, ha utilizzato più che altro il potere di Nanto di cui vi parlavo prima, cioè far a pezzi le persone. Invece Hisoka di Hunter x Hunter, proprio come Joker di Batman, lancia le carte, unite ovviamente a quello che in Hunter x Hunter sarebbe Lucky, però vabbè, quello poi adesso non parliamo, mettiamo troppi manga insieme. Comunque, Joker è un personaggio che viene sconfitto, ovviamente anche lui molto agile, che all'improvviso scompare, all'improvviso riesce persino a volare.
come Doflamingo, è un volo finto. Doflamingo si attacca alle nuvole, mentre invece Joker, praticamente, prima tu vedi che scompare, dopodiché ti accorgi che in realtà c'è un grande uccello, credo sia un falco, o una, adesso non ricordo bene, che comunque lo trascina nel cielo e lo porta via. Quindi un volo fittizio, ma comunque vola tecnicamente. Un personaggio che viene sconfitto da Ken, e subito dopo la sua sconfitta praticamente si arriva poi alla battaglia finale con Shin. Calcoliamo che Ken il guerriero rispetto a One Piece è molto ma molto più stretto, più rosicato, perché comunque One Piece ha delle trame molto più intricate, con personaggi che compaiono in continuazione, si aggiungono, si tolgono e così. Doflamingo rappresenta contemporaneamente quello, quello e quell'altro, è anche un nobile, eccetera. Invece, diciamo, Okutorogen è molto più genuino dal suo punto di vista, è più lineare, però sicuramente è una fonte di ispirazione gigantesca. Io anche a questo punto voglio parlare del perché della miniatura di questo video, così facciamo una parentesi breve e poi arriviamo al personaggio chiave della saga di Shin. Perché questa miniatura? Perché Oda ha espressamente detto in una SBC, la numero 9, che praticamente lui è stato da sempre attratto da questo manga, l'ho proprio detto e dichiarato. Però addirittura compare nel capitolo 54, verso le pagine finali, Sanji, quindi siamo nella sua saga, quella del Baratie, che impugna un coltello, su questo coltello ci sono dei piccoli kanji, e appunto in una SBS un fan chiede, io ho sempre dei dubbi su questa domanda dell'SBS, perché secondo me Oda ne riceve miliardi, poi chissà perché si sceglie quelle che a lui fanno più comodo, quindi questo fan ha chiesto, o meglio secondo me gli è stato fatto, cioè no, vabbè, comunque ha chiesto, ma cosa sono quei piccoli kanji che non si riescono a leggere? Oda, meno male che qualcuno mi ha fatto questa domanda così posso rispondere. Ebbene, quei kanji significano First of the Northern Star, praticamente il pugno della stella del nord, cioè praticamente Okuto no Ken. E lui in quella domanda dice anche che questo manga gli piace tantissimo, perché ha dato proprio questa citazione, questo omaggio a Sanji. E qui vi rimando all'OPV numero 31, cioè quello lì su Sanji, perché praticamente Sanji secondo me è il personaggio che intimamente nell'animo più nascosto di Oda è quello che lo rappresenta. Quindi se Oda deve dire qual è il suo gusto di gelato preferito, lo fa dire a Sanji praticamente, secondo me funziona così. Comunque vabbè, non mettiamo insieme più OPV se non ce ne andiamo più, e arriviamo al personaggio che all'interno di questa saga ha ispirato Kaido. Shin lo rappresenta dal punto di vista di struttura di trama, quindi il percorso da fare, ma il personaggio che fisicamente, di potere, di tutto, rappresenta Kaido, secondo me, è questo qui. Jack. Voi dite che ci azzecca Jack? Allora, c'è un personaggio in Hokuto no Ken che si chiama Jackal, lo sciacallo. Jackal, vabbè, comunque avete capito. E questo personaggio è in realtà uno stupido, cioè lui è la banda di Jack, non è un grande personaggio in sé. Per farvi capire al volo, rappresenta un po' quello che Buckin fa con Weeble, praticamente succederà questo. Comunque, questo Jekyll, che è un tonto, si fa dare, da, o meglio, viene costretto da Joker, sempre il famoso Joker di Ken, a liberare il figlio del diavolo, meglio, il figlio del diavolo, che si trova in una prigione. È un personaggio assurdo. Jack dice, come devo liberare quello lì? Ma tu sei matto, chi lo libera? Nel manga, il Joker è riuscito a rubare a questo figlio del diavolo dalla prigione la foto di sua madre. E nell'anime si vede anche che gliela dà a Jack. Comunque succede che Joker gli dice, guarda, questa è la foto della madre del figlio del diavolo. Tu sfrutta questa foto, tanto lui è un po' tonto, e digli che sei praticamente suo fratello e possiedi la foto di sua madre perché siete fratelli, cerca di abbindolartelo in modo che lui combatta al tuo fianco e ordinagli di uccidere Ken. Questa più o meno è la trama. Chi è questo figlio del diavolo? È un personaggio che è stato rinchiuso in una prigione, la prigione di villani. Perché? Perché ha ucciso 700 uomini, è cattivo ed è stato condannato a morte per 13 volte. Senza risultato, proprio non c'era nulla da fare. Ogni volta che lo giustiziavano, una volta si rompeva una cosa, una volta si rompeva la ghigliottina, niente da fare, proprio questo qua non riesce a morire. E quindi, pur non sapendo come fare, lo imprigionano in una prigione sotterranea, proprio di quelle lì cementate, capito? Lui, Jack, avendo a disposizione questa fotografia,
siccome Ken sta andando ad ucciderlo e quindi deve trovare un sistema per cercare di salvarsi la vita, libera questo figlio del diavolo. Chi è come personaggio? È un personaggio maestoso, grandissimo, cioè la dimensione che Ken è così e lui più o meno è così, quindi anche la dimensione, che le proporzioni sono assurde, e in effetti qui viene già un primo enigma, cioè, ma se a molti dei mutanti che si vedono in Ken il Guerriero, mutanti di come esseri giganti, sono tutti dovuti al nucleare, no? Alle manipolazioni nucleari, ma se questo aveva 700 anni, come cazzo, sì, perché questo qui ha 200 anni di età, mi pare. Se questo ha 200 anni di età, quindi doveva esserci già nel 1800, per dire. Quindi, perché, vabbè, comunque, queste qua sono le domande senza risposta del manga. Comunque, va bene lo stesso, è pur sempre un manga. Ma alla fine, questo personaggio, che è pure vecchissimo, viene liberato e combatte contro Ken. Attenzione a quello che sto per dire adesso. Ken, in un primo momento, dice: vabbè, qual è il problema? E lo affronta. Cerca di dargli un calcio con la sua agilità da Ken il guerriero, ma questo figlio del diavolo lo blocca subito, lo blocca e lo lancia contro il soffitto della prigione, uscendo poi fuori dalla prigione. E Jack gli dice: Ken, sei uno stupido, perché tu lo vedi grosso, credi che lui sia soltanto il classico tipo forte ma lento, ma lui possiede anche una grande agilità e una grande tecnica. E infatti questo figlio del diavolo, con un balzo, esce fuori dalla prigione, si trova davanti a Ken. Ora attenzione, Ken stesso rimane colpito dalla sua eleganza di movimenti. Dice: che maestosità, che eleganza di movimenti. E quindi è un personaggio, perché mi sto andando nei dettagli della descrizione, perché secondo me è ispirato a Kaido. Kaido non l'abbiamo visto molto possente, molto grande e anche un po' tonto, perché cerca di suicidarsi, eccetera, eccetera. Ma non è detto che non abbia agilità. Kaido potrebbe anche essere velocissimo, ad esempio, e stupire un po' tutti. Ispirazione. Comunque, come se non bastasse, questo mostro gigantesco decide di fare anche un colpo, il colpo di Arat Deva. Piccola parentesi, in Ken il Guerriero c'è l'ispirazione ai miti indiani, perché Deva è praticamente una divinità che in alcuni casi può anche essere un demonio, tipica della cultura indiana. Ken, nello sconfiggerlo, dice: se tu sei Deva, io sono la reincarnazione di Indra, una delle divinità buone indiane. Attenzione, perché One Piece è molto ispirato al mito indiano. Ci sono cose che io non ho ancora detto, le dirò in seguito, però comunque ci sono veramente tanti riferimenti alla cultura indiana in One Piece. Anzi, addirittura dicono che Raffel sia collocata più o meno nelle zone dell'India, da qui a lì, vabbè, ma adesso ci sono anche Indonesia, tutte queste culture qua, Jakarta e così via. Comunque, sembra un mito che piaccia anche molto ad Oda. Tra l'altro abbiamo Goa, il regno di Goa, che in India, eccetera. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Fa il colpo di Arat Deva. Nel presentare il colpo di Arat Deva, il figlio del diavolo ha questa posizione qui. Parecchi dicono: ah, beh, ma quella è la posizione del Ghiafforto, o al massimo è la posizione che aveva Enel quando si è trasformato, quando tutto Roja elettrico. È vero che il Ghiafort si ispira alla posizione di Enel, ma è altrettanto vero che Oda stesso si è ispirato alla posizione di Arat Deva, perché in fondo è una delle basi delle arti marziali, dove tu hai una mano che rappresenta la difesa e una che rappresenta l'attacco. Nel karate più o meno non si sta così, perché tu prima pari il colpo e poi colpisci, non ha senso mettere davanti il pugno. È come dire: prima ti do il pugno, ti metto KO e poi paro il tuo colpo. Che cazzo di ragionamento è? E quindi è giusto mettersi così. Comunque, la posizione è molto da Tai Chi, questo, più chiaro. Comunque, c'è questa posizione qui, che è la posizione che fa Arat Deva, che poi ha ispirato, quindi, Enel, soprattutto il Ghiafort nella presentazione. Questo colpo è un colpo che praticamente sfrutta il potere del vento. Attraverso uno spostamento d'aria pazzesco riesce a ferire Ken, che sembra quasi morto, ma lui, attraverso la respirazione del drago, riesce comunque dopo a sconfiggere, perché Ken bene o male fa fuori tutti in non molto tempo. Difficilmente ci sono combattimenti che durano più di una puntata, tutti i combattimenti alla fine sono molto brevi, e devo dire la verità, è uno dei manga più veritieri da questo punto di vista. Se voi guardate i combattimenti di boxe, di K1, che ne so, di MMA, non è che i combattimenti durano 4 giorni, capito?
Anzi, alcuni grandi combattimenti, anche belli, sono durati 20 secondi, perché in fondo basta un pugno per essere messo KO se è dato bene, no? E quindi Ken soltanto contro Raul e contro pochissimi Kaio ha un combattimento che dura un poco in più, ma per il resto sono combattimenti brevi, come giusto che sia. Quindi e poi i manga tendono, ecco, Dragon Ball, quanto dura Freezer nell'anime, quanto dura Freezer contro Goku, una roba pazzesca, cioè... Comunque vabbè, chiusa sta cosa, a me piace molto questa idea del combattimento breve, onestamente. Ken non ha comunque alla fine grandi difficoltà e sconfigge il figlio del diavolo, però c'è da dire che questo personaggio che compare è veramente una grandissima ispirazione, sia nella saga come strutturare, sia poi come nell'aspetto, secondo me, a Kaido. Quindi, Kaido, la persona delle bestie, la persona selvaggia, la persona che sembra amare la legge della giungla dove vince il più forte, secondo me è proprio l'omaggio massimo che è stato fatto da Oda a Kenny Guerriero. Detto questo, adesso andrò un po' più avanti con alcuni brevi riferimenti.